Ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio. Quest'oggi voglio insegnarvi a costruire un pirografo, cioè uno strumento per decorare cuoio e legno. Si tratta essenzialmente di una penna che ha una punta molto calda con il quale si può scrivere bruciando, appunto. Il pirografo che vi voglio proporre è uno strumento, diciamo, buono, perché può avere la temperatura regolabile, le punte intercambiabili e quant'altro. E vi verrà a costare molto meno di un pirografo economico che potete comprare nei negozi. Nella prima parte del video vi spiego come realizzare lo stilo, che è questo. Avete bisogno di alcuni materiali piuttosto facili da recuperare. Vi serve del tubo d'elettricista, poi avete bisogno di una morsettiera mammut. Vi faccio vedere questa qua grande. Quella che vi serve a voi è una morsettiera più piccola. Il diametro dei fori interni è 3,1 mm, è una misura standard, quindi dovreste riuscire a trovarla facilmente. Poi vi serve, per collegare appunto lo stilo, circa un metro di cavo elettrico. Quale cavo elettrico scegliere? Allora, serve un cavo che sia a due conduttori e il diametro dei conduttori deve essere almeno di 1,5 mm. Non prendete un cavo 2x0,75, 2x0,5, perché se lo prendete troppo sottile il cavo si scalda e può addirittura fondersi, perché la corrente che passa nel nostro pirografo è molto alta. Quindi abbiamo bisogno di un tondino d'ottone, diametro 3 mm, ne basterebbero alcuni pezzettini, un paio di pezzetti da 5-6 cm di lunghezza. Se lo dobbiamo comprare, io sono riuscito a trovarlo in un negozio di modellismo, e una barra da un metro costa un paio di euro. Penso che si possa trovare anche in ferramenta o appunto nei negozi di bricolage come Leroy Merlin, Brico, le grosse catene. Anche Mammut li trovate, Brico, anche il cavo e anche la canalina da elettricista li potete trovare in queste grosse catene di fai da te. Infine vi serve un tappo di sughero, che penso che nessuno di voi andrà a comprare. Va benissimo un tappo da spumante o un tappo da vino, basta che sia di sughero e non di plastica, di gomma o di pressati gommosi. Infine, la cosa più difficile da trovare è proprio il filo con cui andremo a realizzare le punte. Si tratta di un filo speciale, si chiama filo al nickel cromo oppure filo al cantal, che è un'altra lega. Sono due leghe metalliche che si riscaldano quando sono percorse da corrente, perché hanno una resistenza più alta di quella del rame e resistono fino a temperature di 1300, 1200, 1300 gradi. Come prima cosa prendiamo la canalina e segniamo un pezzo lungo 12-13 cm. Quindi la andiamo a tagliare con la sega mettendola in una morsa. Ok. Puliamo dalle bavette col dito o con un po' di carta vetrata. Fatto questo, andiamo ad estrarre un paio di connettori di metallo dall'interno della morsettiera. Per far questo separiamo un pezzo, sono staccabili, e lo incidiamo con un taglierino in modo da aprirlo, e dal suo interno riusciamo ad estrarre questi piccoli connettori di metallo. A questo punto, con un tronchesino o con un seghetto per il metallo, andiamo a realizzare due pezzetti del nostro tondino di ottone lunghi circa 5 cm. Uno, prendiamo la misura, e due. Qua dal tappo di sughero con il taglierino andiamo a recuperare due pezzetti lunghi circa 1,5 cm. Su questi pezzetti segniamo con un pennarellino il profilo della canalina
Dopodiché, sempre con il taglierino, andiamo a asportare la parte che cede questo profilo, rimanendo con il taglio un po' interni rispetto al segno che abbiamo fatto, perché poi questi duraccioli andranno infilati in cima e in fondo al tubo, quindi dovranno riuscire ad entrare. Con un trapano ed una punta da 3 mm andiamo a realizzare due fori dove verranno inseriti i pezzettini di ottone. Per realizzare questo tipo di supporto. Con le loro viti andiamo a serrare i due morsetti sui tondini di ottone. E li andiamo a infilare fino in fondo, 1 e 1, 2. Adesso andiamo ad attaccare il cavo elettrico ai due tondini di ottone. Per far questo separiamo i due conduttori con un taglierino, li spelliamo con delle forbici un po' il filo, che a questo punto andremo a stagnare, cioè a riempire di stagno per fare in modo poi di saldarli. Mettiamo un po' di stagno sulla punta di un saldatore precedentemente scaldato, avviciniamo il filo e il filo si ricoprirà di stagno. 1 Non so se riuscite a vedere. E 1, 2. Ok. Togliamo lo stagno in eccesso. E abbiamo stagnato i due fili. Stessa cosa la andiamo a fare sui tondini di ottone. Per facilitare la stagnatura, prendo un pezzettino di carta vetrata e rendo ruvidi i tondini d'ottone in modo che lo stagno possa attaccarsi più facilmente. Basta farlo solo in un piccolo punto, non serve grattugiarli tutti. Infine andiamo a saldare i due cavi al tondino d'ottone, andando semplicemente a scaldare lo stagno e avvicinando i due pezzi a contatto. A questo punto prendiamo il pezzo che abbiamo realizzato, il tubicino di plastica, e andiamo a infilare il filo nel tubicino fino a far entrare il puntale e tutto il pezzo di sughero all'interno del tubo stesso. Ecco qua. I due morsetti non devono toccarsi tra di loro, non devono andare in cortocircuito. Se questo succedesse, li possiamo allontanare e sistemare un attimino con un cacciavite. Concludiamo il tutto andando a inserire un secondo pezzo di sughero dalla parte opposta della nostra penna. Gli facciamo attraversare tutto il cavo e lo usiamo per chiudere il fondo del tubetto.
anche qui mi potete sempre aiutare con un cacciavite. E infine, taglierino, facciamo lo stesso lavoro di prima. In questo modo il filo non si srotola e non si arriccia. Bene, con quest'ultimo passaggio abbiamo finito la realizzazione dello stilo. Nei prossimi due video vi mostrerò come realizzare il trasformatore e come realizzare le punte per il pirografo. Potete raggiungere questi video cliccando su questo link e su questo link. Nei commenti fatemi sapere se vi è piaciuto, se avete realizzato il vostro pirografo e i vostri risultati o se avete avuto qualche difficoltà sarò pronto ad aiutarvi.